Il nuovo stato di coscienza, la nuova consapevolezza, ha una qualità che riflette quella di Dio. Il prendersi cura. Prendersi cura di ciò che temporaneamente è nostro. La consapevolezza è gentile, è leggera, è incredibilmente potente, ma anche leggera. È responsabile. E si prende cura non perché bisogna, non perché si debba, ma perché è parte del tuo essere. Il prendersi cura è proprio parte del tuo essere. L'attenzione, quando ami, ti prendi cura. E lo stato di consapevolezza è uno stato d'amore. È uno stato di innamoramento generale, non limitato. Non che ci sia qualcosa di sbagliato con quello limitato, ma è un altro livello. Lo stato di consapevolezza è innamorato, in amore. E chi è in amore si prende cura. E non esclude niente da questa cura. Nulla. Lo stato di coscienza egoico si prende cura per avere un riconoscimento, per avere delle conferme, raggiungere delle aspettative, per lo stato di consapevolezza si prende cura perché è una gioia farlo, perché è un movimento naturale, perché tutto è tuo. E te ne prendi cura. Lo stato di coscienza egoico ha limitato la propria cura, i propri affari, i propri interessi, la propria famiglia, le persone che sono importanti per noi, tutte piccole chiusure, come se tutto quello che ci fosse oltre non fosse mio, anche quello. Lo stato di coscienza egoico vive in uno spazio limitato,
vive in un'oscurità, vive in un piccolo bozzolo nel quale si sente sicuro, protetto. Il fuori è qualcosa verso il quale muoversi per prendere qualcosa e ritornare nel bozzolo. Guardatelo questo movimento, perché si vede. Più la consapevolezza si alza, più il nostro orizzonte si allarga, usciamo dai buchetti oscuri in cui ci siamo infilati, in quei luoghi che crediamo sicuri, dai quali crediamo di essere protetti dalla paura. Allargatelo lo spazio, ampliatelo. È tuo per averne cura. Tutto è tuo per dare e ricevere, ma non dare per ricevere. Dare senza aspettativa. Prendersi cura riempie la vita in maniera meravigliosa. E questo in pratica vuol dire anche decisioni importanti, importanti per uscire dai luoghi comuni della tua comodità. Nei piccoli luoghi comuni delle tue abitudini, di quello che ti piace, di quello che vuoi. Prendersi cura ha a che vedere anche con prendersi cura del pianeta, prendersi cura di tutto quello che sta succedendo sul pianeta, scegliere di non prendere la macchina tutti i giorni e andare da soli. In una macchina vuota. Prendersi cura vuol dire tralasciare i propri interessi per interessi più grandi, non ciò che ti è comodo, ma ciò che è giusto, che è importante, ciò su cui prendere responsabilità. Questo fa parte della consapevolezza. È inutile che meditiamo e poi non siamo consapevoli dei gas di scarico della nostra automobile, del fumo delle nostre sigarette. Vanno insieme queste cose, sono connesse. Aver cura significa che vedere, riconoscere che tutti gli esseri umani, qualunque cosa, qualunque ruolo abbiano nella vita, sono uguali, stanno facendo il loro percorso proprio come lo stai facendo tu. Stanno attraversando questa esperienza nel corpo, questa esperienza nel pianeta, con lo stesso obiettivo che hai tu. Condividiamo gli stessi valori, gli stessi interessi. Anche quando sembra che non sia così, in realtà tutti noi siamo qui per ascendere a un livello diverso di consapevolezza. Allora, riconoscere che tutti gli esseri di questo pianeta stanno facendo questo movimento. Come possono? Alcuni attraversando la disperazione, alcuni attraversando la violenza, alcuni attraversando la densità, alcuni attraversando la disperazione più nera, la solitudine più assoluta. E
alcuni avendo una vita più semplice, più facile. Avendo più chiaro il loro proposito nella vita. Guardiamolo come se avessimo sotto gli occhi questa palla che è il nostro pianeta. Ne abbiamo cura? Ne prendiamo responsabilità? Se compriamo un pezzetto di terreno, prendiamo responsabilità per quel pezzetto di terreno, ma lì quando finisce il pezzetto di terreno e la staccionata è chiusa, che succede lì, oltre il confine del mio terreno? Il pianeta è mio, è casa mia. Ci limitiamo a sentire le previsioni del tempo e lamentarci per quello che accade? Oppure prendiamo responsabilità per quello che accade? Ce ne prendiamo cura. Questo viene spontaneamente da un'elevazione dello stato di consapevolezza. Allarghi e si allarga. Si allarga la tua responsabilità, si allarga la tua consapevolezza nel prenderti cura sempre più di tutto, non dal mondo delle idee, quindi non da quello che è giusto, da quello che è sbagliato, ma da una cura attenta, amorevole, come puoi, senza alterare le tue condizioni di vita. Prendersi cura. Tutto è nostro. E non ci sono le separazioni che lo stato di coscienza egoico vorrebbe farci credere che ci sono. Siamo tutti contenuti in Dio. Siamo tutti contenuti nella consapevolezza dell'intelligenza universale. Tutti. E c'è un movimento della consapevolezza dell'intelligenza universale che crea, emana il nostro essere, il nostro corpo. Ma c'è un movimento al contrario. C'è un movimento ascendente, il movimento che dal nostro corpo, dal nostro essere, dalla nostra essenza sale verso Dio. Un movimento di discesa e un movimento di ritorno. In questo movimento di ritorno si manifesta nella cura, nell'attenzione, nelle scelte consapevoli, non per me, per noi.